Qualcuno effettivamente può essere una cosa interessante. Comunque, riassumendo, per adesso siete in tre. Altra economia, e quindi non sta cercando di inventarsi un lavoro. Per noi abbiamo, tu hai una competenza e sui cosmetici, e ti interessa più la divulgazione e la formazione. Lei ha una curiosità nel mondo ambientale e non sa ancora se fare qualcosa, si sta guardando in giro. Tu hai già fatto il passo. Certo, ma mi viene subito in mente che se lei facesse la blogger aiutata da lei sui cosmetici, è soltanto, perché molto spesso le idee vengono dai cortocircuiti, no? È un po' dal provarci, perché le cose che vedo che... Allora, adesso comincio, dai. Seguo un pedino la scaletta che avevo, anche se in tre più tre più accettati non si va, è meglio approfittare. No, ma però che a me interessa, perché anch'io mi toccherà mettermi in proprio. Ah sì, cioè? È che io ho fatto l'impiegato fino adesso e il tessile sta andando un po' a ramengo. Tessile? E quindi è capace che con l'inizio dell'anno nuovo sono a piedi. E quindi sei, e l'ipotesi di metterti in proprio, di diventare autonomo? Eh beh, a 50 anni purtroppo non è che il mercato ti offre così tante possibilità. Quindi sto guardando un po' il mondo vegano, volevo andare su in Germania a vedere i nuovi prodotti e vedere se si può impostare un import dei prodotti vegani. Con un bel sito. E quindi sto un bel sito, io ho il dominio vegana.it che avevo comprato per una cliente che poi mi ha bidonato lungo la strada. Tienilo lì, che si può servire. Sempre i corticircuiti, no? Scusami, tu non c'è neanche magari della tua esperienza. A chi sono io? Va bene, allora. Io ho fatto tanti mestieri nella vita, sempre nella comunicazione. Tra questi mestieri ho fatto pubblicitario, nel senso tradizionale, negli anni 80, inizio 90, quando cominciavo ad avere qualche problema. Io ho sempre lavorato nel campo della cultura e delle arti, specialmente nella formazione degli insegnanti e degli operatori per quanto riguardava la percezione, per quanto riguardava lo sviluppo, soprattutto per i bambini, ma a volte anche nell'impresa. E quando le cose non tornavano accettavo di fare un po' di pubblicità, e quindi i meccanismi li conosco bene, però non mi piaceva, finché verso l'inizio degli anni 2000 mi sono trovato con molti progetti che venivano tagliati dai tagli dei comuni tra il 2002 e il 2004 eccetera. Ho cominciato a lavorare per un'azienda che faceva energia pulita, eccetera, su cui mi sono impegnato molto. Quando quell'esperienza importante ma che è finita male, e io avevo fatto esattamente il pubblicitario, esattamente il brand manager per loro per 8 anni, con una rete di comuni grafici, di webmaster, eccetera. E abbiamo lavorato in maniera formidabile e con poche lire facevamo a concorrenza felicemente ai pesci cani grandi, no? E quindi quando è finita questa esperienza, perché mi ha fatto un po' fuori, un po' si è suicidata, non si capisce bene, e comunque fatto sta che eravamo un gruppo di persone, abbiamo detto ma siamo nati noi adesso e siamo noi e facciamo i pubblicitari, ma che pubblicitari? Facciamo i pubblicitari disertori. Disertori, la diserzione, disertiamo dal marketing. Basta con il marketing che dice consuma, spreca. C'è una serie di realtà che tu conosci bene, che voi conoscete qui intorno, tutte queste qua, che hanno bisogno di comunicare. Però i canali del marketing non sono i canali giusti. Anzi, i canali del marketing molto spesso sono esattamente la cosa sbagliata da fare. Perché ti fai una personalità a tavolino,
ti impedisce di comunicare da solo, perché tu, se non passi dall'agenzia con l'immagine coordinata, strutturata bene, eccetera, non funzioni. Quindi c'è un discorso di uso del tecnico in maniera disabilitante. Il tecnico che ti dice tu non sei capace, faccio io. Però contemporaneamente siamo in un mondo in cui, se tutti non siamo capaci di comunicare con i nuovi mezzi, non sentiamo cosa ci risponde la gente, quello che si chiama il mercato, che poi è un mondo di gente viva che ti risponde. Non sono dati delle ricerche di mercato, il mercato questo che interessa gente come noi, che siamo tutti nicchie, siamo tutti piccoli e tutti noi possiamo produrre, perché se tu fai un corso di psicologia e puoi ricevere 20 persone, non so, 15, 30, non lo so, però non ne puoi ricevere 300, non ti serve il marketing, ti serve la comunicazione che ti dà pochi clienti ma buoni, così come se lei fa la guida ambientale o se lui si inventa una cosa o se lei non so che cosa farà, ma quasi tutto questo mondo è in grado di gestire pochi clienti ma buoni, ma continuativi. Ci vuole una comunicazione tutta diversa dal marketing, e quindi noi abbiamo fatto Rete Smarketing, che è una rete di comunicatori che si allea anche con altri comunicatori e che raramente facciamo la campagna chiavi in mano. Può succedere per qualcuno di importante, per nostro ovviamente, ma o qualcosa per banca etica, ma voi che siete piccoli non avete bisogno di questo, spesso avete bisogno semplicemente di uno che vi faccia un sito di WordPress che vi sapete gestire da soli, magari fatto con un grafico che vi fa un sistema semplice ma pulito, chiaro, riconoscibile, che non è pacciugato, e magari vi insegna a farvelo in Canva, perché non c'è bisogno di essere, se c'è la struttura dell'immagine coordinata che è pensata bene, siete autonomi, ve lo gestite da voi, avete una serie di semi lavorati grafici, per cui avete, ve lo fate da soli, però avete capito la coerenza, la chiarezza, eccetera, i testi. Io tre quarti del mio provento economico e metà del mio lavoro vengono dal fatto che io dovrei scrivere i testi, invece li faccio scrivere al cliente e insieme su Skype in audio e su Drive in video guardiamo i testi, questo ragionamento lo metterei qui, questa frase l'hai ripetuta, non usare questa parola, e insieme, quando l'hai fatto 5 volte o 10 volte, dove sappiamo tutti scrivere, non sappiamo scrivere per farci leggere, e siamo dei lettori saturi, per cui se ci arrivano 5.000 parole al giorno ne vogliamo leggere 50. Allora, un pochino c'è il problema di entrare in quelle 50 che legge qualcuno, e un pochino che quando ci è arrivato capisca quello che vuoi dire. Allora, molto del mio lavoro è correggere i compiti, e dopo 5-10 volte sappiamo tutti scrivere e la gente si può arrangiare. Allora mi chiama il professionista quella volta che serve lo slogan importante, che serve il titolo. Effettivamente lì un po' di mestiere aiuta, no? Perché si vede poi dal risultato la differenza. Ma per le cose di tutti i giorni, oggi dobbiamo tutti saper comunicare. E qualsiasi lavoro voi andrete a fare, sapete benissimo che un quarto del lavoro è parlarne, è chiacchierare e cazzeggiare sui social, è ascoltare cosa ti raccontano i clienti. Un quarto del lavoro sono rogne fiscali, organizzative, logistiche, normative, per cui se tu hai una giornata di 40 ore di lavoro, 20 sono la tua attività. Quindi date per scontato che non ci state dentro e ci sarà un po' di autosfruttamento. Questo, a mettersi in proprio, ahimè, non può non succedere.
E nel libro infatti dico, allora tanto vale lavorare con pochissimi debiti. E quella che nel libro nuovo che sta, io sono qui a presentare l'anteprima, l'anteprima uscirà a Natale, e propongo di ragionare con un'azienda bicicletta, non con un'azienda automobile. Cioè mettersi in proprio può avere l'esempio bicicletta o l'esempio automobile, nel senso che un'azienda automobile significa che voi dovete andare in banca, chiedere dei soldi, dovete avere, dovete pagare quello che nella macchina sarebbe il carburante, dovete avere un buon fiscalista, dovete pagare l'affitto, dovete avere dei service, dovete, no? Oppure c'è la soluzione bicicletta. La bicicletta costa pochissimo, la bicicletta se si rompe sai aggiustarla da solo, più o meno, o trovi qualcuno che ti insegni. La bicicletta non hai bisogno con la bicicletta di pagare la benzina, in questo caso sarebbe ad esempio il marketing, sarebbe la, alcune cose della logistica. Però la bicicletta è più faticosa della macchina, devi pedalare, ti deve piacere, perché se ti piace, anche dal vero, la bicicletta, poi mettiamola, se ti piace è una cosa meravigliosa. Io quando ero bambino dovevo andare a scuola in bicicletta e i miei compagni avevano un motorino, porca miseria, non mi piaceva neanche un po'. Perché c'è sempre questo discorso che ti deve piacere una cosa che ti sfida. Se non ti piace, ti fa molta più fatica. Allora, sembra che non c'entri niente, ma l'aspetto creditizio è molto importante. Quanti debiti fai? Sì, magari fa un po', ma adesso va sopravvivere. No, stavo dicendo che l'aspetto creditizio è una, è le spese vive e la capacità di mettersi in rete con altre persone con cui si condividono non solo i frammenti di lavoro, ma anche una parte delle spese. Quindi co-working piuttosto che co-working piuttosto che Fab Lab, dipende. Makerspace, posti dove se hai bisogno di macchine, o anche certi posti in campagna, ci sono situazioni simili anche nel mondo contadino, anche condivisione di macchinari. Quindi sto parlando assolutamente a vanvera, stavo dicendo che passare per essere bicicletta piuttosto che per essere automobile hai bisogno di pensare in maniera diversa. Un'azienda bicicletta, così come una bicicletta, stavo dicendo, se non ti diverti non la fare, perché comunque devi pedalare, però è a basso credito, a basso debito, nel senso che se tu ti indebiti con una banca e metti che devi chiedere 50-100 mila euro per le macchine, questo significa che 100.000 euro se ne costeranno in 30 anni 180.000, significa che poi tu compri la punta del trapano da 10 euro te ne costano 18, in termini ti ringrazio, non sai quanti punti hai guadagnato. Quindi un basso ricorso al credito significa però fare più fatica. Quindi se dato 100 quello che uno può lavorare, nel senso dell'utile che può raggiungere in un anno, se io ho un mutuo importante mi costeranno, devo guadagnare per 150, per 180. Se io ho pochissimo credito però faccio le cose in enorme autonomia, c'ho un computer vecchio, c'ho il furgone, il pulmino scassato, c'ho, non lo so, io sicuramente sprecherò molto tempo per la fatica del pedalare, quindi uno deve scegliere da lavorare per 100, guadagnare 100, scusa, e lavorare per 150, per 180,
perché mantiene filiere parassitarie, leasing, professionisti non necessari e soprattutto e poi sulle banche, oppure lavorare per 100 ma guadagnarne 75, perché 25% pedali. Quindi è una soluzione più pauperistica e funziona quando? Quando come in bicicletta tu non vuoi andare lontanissimo, perché il tuo mercato ti sta vicino, la vuoi perdere le nicchie, non solo lontano in termini di chilometri, qualche volta anche, ma lontano in termini di obiettivi, nel senso che in bicicletta hai meno range, hai meno distanza, hai più fatica ad arrivare, così come se io devo portare un pacchetto qui a Como ci posso andare in bicicletta, non lo posso certo portare a Varese o a Lugano, no? Magari a Lugano ancora, però non tutti i giorni, non abitualmente. La stessa cosa se io devo produrre una cosa che ha dei costi di investimento importanti, che richiede dei materiali importanti, che richiede l'indebitamento. Quindi scegliere delle cose bicicletta, delle cose a pedali, delle cose semplici. Per dei pubblici, poi bisognerebbe vedere i casi uno per uno. Un'altra, quindi in bicicletta io vado vicino. Un'altra cosa bella della bicicletta è che in macchina tu vai da casella a casella. Così come se voi fate un lavoro tradizionale, producete in maniera tradizionale, fuori da questo mondo qua, producete un bene o un servizio. Poi se voi volete venderlo fuori da un circuito solidale di economia, poi da un circuito, entrare nel mercato normale, voi vi andate a confrontare con una concorrenza sui prezzi, con una diseducazione sulla qualità e anche con una velocità, perché se io compro un libro su Amazon mi arriva domani mattina, se lo compro su Altra Economia mi arriva la settimana prossima. E non c'è verso, io faccio il tifo per Altra Economia, ma magari mi serve, no? Quel prodotto che voi fate magari ha bisogno di tempi rapidi. Questo cambia moltissimo da dove vi andate a collocare. E quindi un ristorante vegano ha dei ritmi diversi da un fast food, una mentalità diversa dal fast food. Quindi può funzionare in certi posti, può funzionare con un certo tipo di pubblico, può funzionare a certe ore e non a certe altre. Bisogna accettare che si lavori in bicicletta e non in macchina, cioè che si lavori lentamente, che ci sia un fatturato più basso, che ci sia una redditività che se il fatturato è più basso deve essere un pelino più alta, mentre il fast food è congegnato proprio per avere una redditività altissima, cioè il rapporto tra spese e guadagni. E quindi però lui non può fare, non credo, magari sì, non so, ma non può fare un fast food vegano, perché significa anche un'idea del cibo, un'idea dei sapori, un'idea dei tempi per mangiare. Può darsi che mi sbagli, adesso sto facendo la solo come esempio, però ogni pensiero di questo tipo ha un'idea del tempo che ci metti. Bene. Un'altra cosa interessante di andare in bicicletta è che in bicicletta vedi il paesaggio e non vai da casello a casello, stavo dicendo. Ripeto questo discorso perché nel caso invece del paesaggio, della bicicletta, che io vado da qui a lì, ma mi guardo intorno in bicicletta. Se il mercato è il posto dove si incontrano domanda e offerta, e io non sto andando in macchina da casella a casello, ma sto andando in bicicletta, mi vedo tutte le cose intorno che posso, allora mi accorgo che ci sono tantissimi mercati piccoli, c'è un sacco di gente che ha piccole esigenze, che ha dei problemi da risolvere di tipo pratico, tecnico, oltre ai grandi problemi della vita e della società, dei problemuzzi tecnici a cui io potrei risolvere
per cui magari si può parlare di problemi della pelle, si può parlare dei problemi, delle allergie. Allora, se io vado in bicicletta, mi fermo, chiacchiero, guardo, eccetera, io scopro una serie di mercati piccoli, di nicchia, che sono esattamente quelli che la rete grande, supermarket, marketing, che la rete grande non può seguire, perché avrebbe una redditività troppo bassa, ci guadagnerebbe poco. E invece è lì che i pesci piccoli possono trovare, per cui non è un paradosso, è vero che per la mia esperienza, perlomeno la nostra esperienza di smarketing, vediamo che è più facile che ce la faccia chi osa mettersi in proprio in un mondo etico, solidale e idealista, di quelli che invece pensano no, ma questi sono tutti idealisti, io invece devo essere concreto, vado di cimento col mercato, con la competizione, cioè, sono quelli lì che ci cascano sotto, sono quelli lì che si fanno male, perché oggi nessuno si salva da solo, neanche il silenzio, neanche quello che si mette in proprio con la sua partita IVA e basta, come mi sembra che stiate pensando di fare voi, però anche in questo caso siete in una rete. Siete una rete nel senso che se non c'è qualcuno prima e qualcuno dopo nella vostra filiera, se non avete un rapporto con i vostri clienti che vi fanno la passaparola, se non siete in un reticolo di relazioni, se usate i social per parlare delle cose importanti e non per dire comprami, che non ci vede nessuno giustamente. Ecco, se fate così, anche se siete singoli, se siete a dire io, non potete non dire noi. Non c'è scambio economico. Volete farmi qualche domanda o continuo a parlare io come se fosse in 150? E il microfono fa questo brutto scherzo che poi... Qualcosa sullo studio per il buon posizionamento della... Allora, posizionamento dei mercati di nicchia. Posizionamento web o posizionamento nel mondo fisico reale? Sono due cose. Allora, un discorso un po' generale. Nella vita reale dovresti poter navigare a vista, però se stai rischiando e cominciando hai bisogno di... Non puoi permetterti di... Questa è una differenza tra chi comincia e le start-up nel senso reale della parola start-up. Allora, chi si avventura nei mondi delle nuove tecnologie perché si inventa quella app diabolica che forse lo farà ricco e probabilmente no, non ha il problema che avete tutti voi di scala. Cioè tutti questi qua si devono posizionare, nel senso che devono vendere tante mele quante ne fa l'albero. Quello lì che vende le sue scarpe, piuttosto che quello lì che vende... Adesso no, ho sbagliato esempio, comunque. Non può vendere di più, perché va in crash. E non può vendere in meno, perché si trova il magazzino chiuso, il magazzino pieno. Deve cercare di vendere il giusto. Tante mele quante ne fa l'albero significa che in economia si dice che è anaelastico, non può essere elastico più di tanto. Allora, questa è una grossa differenza rispetto allo start-upper che se la sua app la usano in 100.000 è felice, se la usano in 1.000.000 è più felice, se la usano in 10.000.000 è felicissimo, è scalabile. Questa è una grossa differenza tra la vera startup, che è quella tecnologica, e la realtà di quasi tutti voi. Poi nei convegni, neanche dei finanziamenti, chiamano startup chiunque cominci da zero. Ma a questo punto anche come ti collochi, come ti posizioni, cioè che segmento del mercato cerchi di intercettare per poter vendere il tuo prodotto o servizio. E qui
noi usiamo una parola, noi di marketing amiamo ogni, ci sono tre o quattro parole che se ci metti la S davanti diventano molto più interessanti. Una è su marketing, che smarcarsi dalla marca, ma comunque comunicare bene. Un'altra è target, che sarebbe l'opposto del target. Il target è quella cosa che tu come pubblicitario normale pigli la mira e cerchi di colpire quella signora ambiente cinquantenne milanese che è pronta a spendere 500 euro per la borsetta, e per questo scopo pigli tutte le riviste di quel modo, cerchi di... e miri il target, l'obiettivo, la preda, è un termine militare target. E spendi un sacco di pubblicità per beccare quello lì. Noi diciamo no, facciamo, capovolgiamo il concetto di target. Io sono un artigiano, da qualche parte c'è bisogno di me. Tu che hai bisogno di me devi solo sapere che io esisto, poi sarò io il tuo target, sei tu che cerchi me. Questo abbatte il 95%, non esatto, abbatte il 95% delle spese pubblicitarie. Oltretutto spese pubblicitarie che voi non avete, perché i soldi non ce li avete. Quindi anche se fosse, se non fosse una scelta ma un obbligo, così è. Il fatto che farlo sapendo che potrebbe essere una scelta cambia l'atteggiamento, perché non lo fate perché non avete i soldi, anche se aveste i soldi aveste di meglio da farci con quei soldi. Quindi è per questo, a questo punto, il posizionamento su web, per cui qualche stratagemma per cui io su Google appaio, questo a parte che poi molti venditori di questi mezzi per posizionarsi vendono un po' di fuffa, specialmente in italiano, e molto spesso degli articoli fatti bene o dei siti fatti bene con le parole giuste si indicizzano da soli e li trovi da soli, perché usiamo parole molto diverse dalle parole che usano i marketer tradizionali. Comunque, gli stratagemmi per far sì che quando tu fai una cosa sui cosmetici X e non sei alla sesta pagina di Google ma sei abbastanza all'inizio, ci sono degli stratagemmi, questi stratagemmi che usano in maniera industriale e spregiudicata, per cui devi farci conti per non soccombere, però lui li sa e li pratica, quindi ad esempio lei ha bisogno di te. Tu cosa potresti fare? Adesso? Di vegano. E stavo guardando le varie possibilità che ci sono. Da una parte mi sarebbe piaciuto aprire un laboratorio, un laboratorio che fa formaggi, no? Perché i formaggi mancano ancora come presenza, no? Anche poi avendo dietro il gas e tutto, può essere anche già un canale di distribuzione. Il problema è che i laboratori in giro da affittare non è che ce ne sono molti. E poi devi avere tutti gli standard, appunto, tutte le leggi che devi mandare, quindi anche costruirtelo da zero ti costa probabilmente un patrimonio. Quindi appunto, come dicevi te, o la distribuzione con anche con un fast food, nel senso puoi anche pensare a delle pizze vegane, al momento i tranci e tutte quelle cose lì, oppure importare i prodotti e ridistribuirli semplicemente, quindi un magazzino tranquillo, però lì devi girare tutte le etichette in italiano. Per l'importazione dicono, mio amico a capo della dogana dice che non c'è nessun problema perché nel momento in cui sono liberi in Germania, quindi c'hanno tutte le analisi in Germania, automaticamente anche in Italia puoi distribuirle. Starò a vedere l'anno prossimo quando vedo come va tutta la ditta, poi decido. Quindi sei abbastanza, devi decidere se aprire un laboratorio, importare o vendere, praticamente tutto. Tutta la in teoria c'è anche altra Como, capito, che esiste dal 2004, io mi sono sempre occupato anche di comunicazione dagli anni 80, ero l'uomo ciclostile del PC, quindi organizzavo le manifestazioni, 10.000 ragazzi in piazza ogni volta. Faccio siti web, faccio consulenza grafica e tutto. Solo come associazione fatturiamo 3.000 euro l'anno, che però appunto vanno tutti dopo in iniziative, abbiamo due gazebi quest'anno,
due gazebi, finanziamo anche l'Arcigay per portarla qua, per avere una presenza sul territorio, perché comunque non esiste. E ti dico, quindi non è che conto sull'associazione come prospettiva, anche se magari fatta in maniera buona vai a fatturare un discreto. Ad esempio un ragazzo a Como che è partito 5 anni fa con la comunicazione che si chiama Qui Como, adesso è appena stato comprato da una testata giornalistica più grossa, l'hanno messo a libretto e lui si è risolto la vita, capito? Ed era un giornalista di quelli che prendeva 15 euro al brano, aspetta. Non è la... è una strategia vincente, ma non è quella che io vi suggerisco. Se posso darti un feedback da utilizzatore, cibo più vegano, così, vedo che secondo me c'è un'assenza del cibo fermentato, dai crauti al miso, per esempio, non so se qualcuno di Italia lo produce. E poi un'altra cosa che secondo me c'è un potenziale, io ho degli amici che stanno studiando, non so conoscere, la Sanagolla di Milano, che fanno terapia alimentare con la macrobiotica, e secondo me comunque c'è poca concorrenza. Potrebbe essere sfruttato. Sì, sto cercando di capire bene qual è la parte migliore del mercato dove infilarsi. Sì, quindi per mettersi in proprio il libro che sto finendo, e poi anche un progetto, nel senso che ci stiamo mettendo, organizzando anche per fare corsi, ma non corsi come quelli che potrebbe fare un'associazione di categoria, rispetto con la Camera di Commercio, andando specifico su alcune cose che come questa associazione, come mettersi in categoria, anche all'inizio. Scusa, no, lo riprendo. Stavo dicendo che il libro si chiede e sto riassumendo troppo di cose. Allora, domani mi metto in proprio, è un libro che esce a Natale, ma è anche un progetto di corsi, affiancamenti, semilavorati. E mi sto accorgendo, io chiaramente questa cosa l'ho cominciata, ho cominciato a lavorarci molto prima che il progetto pigliasse questa fisionomia, nel senso di persone che si mettono in proprio, non li abbiamo seguiti come marketing negli ultimi 10 anni. E 100 l'abbiamo superato, il numero di 100. Poi adesso mi sono arenato perché è un termine ambiguo, non so cosa allocare in una categoria, cosa in un'altra. Comunque il discorso è che prima sarebbe molto importante lavorare sulle proprie attitudini, ispirazioni, e se uno sa già da bambino che vuole fare una cosa, oppure se uno è appassionato o esperto in quella cosa lì, o se uno ha fatto la scelta ideale che è la scelta vegana, per cui anche se gli danno un sacco di soldi in macelleria a lavorare non ci va. Un passaggio importante è sapere cosa vuoi essere te, è molto più importante. Tu sei arrivato dopo, ti interessa metterti in proprio? Io seguo il personale. Tu sei? Orientamento, dote autoconditore. Vabbè, allora poi ci chiacchieriamo. Se... Allora, poi mi interessa la tua opinione. Se... Vabbè, poi ci veniamo a trovare. Infatti stavo dicendo, sapere che cosa vuoi fare è abbastanza importante. Non tanto, io sui testi attitudinali all'inizio sono importanti, è importante sapere un attimo se hai quella attitudine o no, però nella mia esperienza vedo che quando uno lavora cambia atteggiamento, cambia spirito, cambia amor proprio, cambia abitudini, cambia modo di stare con gli altri, cambia motivazione. Certe cose che gli piacevano non gli piacciono più, certe cose che non gli piacevano gli piacciono, ha più voglia di cambiare, magari prima no. Quindi questo passaggio è molto molto importante. Poi un altro passaggio prima di cominciare è cercare di capire in che rete ti vai a inserire, perché se lui fa ristorante vegano
in un paesino della Romagna, come il caso di due miei clienti, sono voluto fare un ristorantino vegetariano, non vegano, però in un posto piccolo, isolato, con una fortissima tradizione carnivora. Poi dice non ci sta funzionando, c'è un problema, c'è un peccato originale, no? E quindi è molto importante essere coraggiosi, però c'è un limite oltre il quale il coraggio è autolesionista, no? Ecco, questo è un altro tema. A questo punto chi viene da noi come smarketing di solito comincia con un colloquio molto breve di un paio d'ore, un check-up, vediamo come comunichi, vediamo se ce l'hai già, se c'hai un'immagine coordinata, un logo, una presenza sui social, un sito, e molto spesso vediamo che chi ce l'ha lo usa piuttosto male, mentre quelli sono strumenti, tu sei povero più che sono strumenti importanti. Ma soprattutto il ping pong, ad esempio, tra un sito di WordPress e del cartaceo, la possibilità di uscire su una radio, dipende dai posti. Beh, magari non chiamandolo esattamente così, ma è chiaro che se sei in una rete sono relazioni pubbliche digitali e quindi molto digitale, molto ping pong tra digitale e presenza fisica, perché molto spesso siamo su un territorio piccolo. Poi c'è anche l'agricoltore pugliese che vende l'olio in Norvegia, che comunque è un passaggio solo, quindi filiera corta, anche se non è, i chilometri non sono zero, ma la filosofia è quella lì, no? Non abbiamo uffici, no, non saremo noi, no, a parte che siamo tra Milano, in questo momento la rete storica c'è una milanese, un bresciano bergamasco, io che sto su Luino, poi abbiamo nei vari posti, in Veneto piuttosto che in Liguria, piuttosto che in Toscana, sono le persone con cui lavoriamo. Non abbiamo, no, noi abbiamo un piccolo spazio di tempo, no, dovremmo avere un coworking e un Fab Lab perché ci occupiamo anche di cose fisiche a Milano, e quindi c'è una finestra di tempo a Milano in cui lavoriamo tutti nello stesso posto e incontriamo i clienti di solito il lunedì e il martedì, e poi o ce ne siamo in casa a lavorare sul computer o siamo in giro a fare le trottole, fare corsi e consulenze, è un buon modo. Non esiste più per noi perlomeno l'ufficio laboratorio, solo come un cane a pagare l'affitto, no, non ha senso. Molto meglio essere in una situazione dove siamo in tanti, anche perché siamo in 10, paghiamo una segretaria, la paghiamo il giusto, che c'è sfruttarla, e quella ci fa il lavoro giusto. Un segretario magari non è necessariamente donna, oppure un indirizzo per la posta, oppure il riscaldamento acceso quando vai in un posto, cioè puoi avere anche di più, mica solo di meno. E poi quando, se il mercoledì quel tavolo non lo uso io, perché deve essere vuoto? È solo una questione di organizzazione, eh? Questo significa anche che queste spese non le paga il cliente, perché se tu c'hai affitto segretario, spese lì, qualcosa deve pagare il cliente tuo, significa che te le fai da solo perché non ce l'hai la segretaria e arriva al postino, suona e non sa chi dare il pacchetto. Sì, check-up è un sistema che noi abbiamo, che può essere anche un suggerimento per voi, per noi sicuramente, per voi non lo so. All'inizio noi credo che anche, non so anche con la tua palestra, molto spesso vediamo che si fanno, per trovare i clienti si fanno le prime due ore gratis. E anche noi avevamo cominciato così 10 anni fa, avevamo bisogno di clienti, regalavamo queste 2 o 3 ore di consulenza
iniziale, e pensavamo di essere più democratici perché tutti i clienti squattrinati, e quindi di venire incontro alle esigenze e anche di fare un lavoro ripetitivo, tanto più o meno sono le stesse cose, non era vero niente. E quando abbiamo cominciato a farci pagare una cifra abbastanza simbolica, insomma queste prime ore iniziali, la gente ha cominciato a venire davvero, perché se io mi faccio pagare poco ma mi faccio pagare, allora sono serio. E se tu vieni e ti stai mettendo in proprio, vuoi avere degli indirizzi, preferisci pagare una persona 300-350 euro, perché avere due persone 35 all'ora fatturato, due ore e mezza, non è che siamo. Mentre l'agenzia tradizionale, per fare un check up, che chi lo sa, ti chiede il numero con le cifre, fanno 10-15 mila tranquillamente per fare cosa. No, ci sono anche quelli che lo fanno sul serio, ma ne vale la pena in proporzione con un business plan che quei soldi li guadagni in 6 mesi? Non ha senso, no? Quindi la consulenza iniziale è quasi un patto etico di reciproca lealtà tra professionista e consultante, in cui adesso poi lo leggerete, in cui ti pigli degli impegni, in cui mi mandi il materiale, in cui ad esempio non ti facciamo un preventivo se tu non mi rifai il piano così come abbiamo detto registriamo tutto per lo sbobini. Tu mi fai leggere cosa hai capito, se sei d'accordo, se non abbiamo capito noi qualcosa, e dopo, soltanto dopo questo, noi possiamo farti preventivo, perché preventivo non significa ti faccio il sito in WordPress chiave in mano e parlo di WordPress nel caso suo, oppure ti faccio l'etichetta chiave in mano, tu mi dai l'incarico, io lavoro una settimana, ti faccio il sito, tu mi dai 3.000 euro, no? Significa la soluzione bicicletta, ad esempio, che io vengo o uno di noi viene da te, viene da lui al ristorante vegano, sta lì 3 giorni, gestisce lui WordPress per tutto quello che lui ci mette 3 settimane a impararlo, non gli vale la pena. Ma magari uso Joomla io. Si sa capito. O lei, no? Ci mette 3 settimane a impararlo, non vale la pena, però tu sei insieme con lei e vede i contenuti, vede le priorità, avete già lavorato bene sull'architettura delle informazioni. Un affiancamento a domicilio suo, così lei vede anche la fatica che faccio, perché molto spesso quando tu ti occupi di comunicazione con chi non conosce la comunicazione sembra un po' una abracadabra dove il lavoro non c'è, no? Invece di lavoro c'è tanto, porca miseria, e fa la differenza, perché la gente che va bene o va male a seconda di come ha fatto il volantino o di cosa c'è nel pezzo del sito, e ce n'è tanta. Quindi molto sommariamente. Ah, ok, mi chiedevo se te ne andavi. Analisi della strategia. Nel pacchetto completo preferiamo, a parte evitare gli errori macroscopici, che sono quelli di buon senso, preferiamo dei follow up a 6 mesi. Allora cominciamo a guardare le analitiche, cominciamo a vedere le prime risposte di vendita. Tanto all'inizio è sempre costituire il nocciolo duro e le basi che poi possono differenziarsi. All'inizio è un po' una cellula staminale, quasi sempre, un'azienda, non è più lui che fa il vegano, dunque è una cosa che poi si differenzierà dopo. Quindi
è meglio il follow up, perché lavoriamo sui piccoli numeri, lavoriamo sulle nicchie, quindi fare degli studi strategici sui piccoli numeri rischi di pigliare delle cantonate pazzesche, fare una figura di me. Uno, anzi diciamo due, uno il cliente magari si fida di qualche dato numerico che non siamo in grado di dare sui piccoli numeri. E poi anche questa è una cosa che uno deve imparare da solo, anche perché molto spesso anche noi professionisti non abbiamo la sensazione di quello che succede davvero. Ci sono delle cose che io dicevo, ma no, non può mai funzionare, e l'ho visto funzionare. No? Quindi perché noi non abbiamo davvero una percezione. Mercati piccoli, nicchie, un mondo che cambia continuamente. Cave gente, proviamo ad esserlo, ma qualche volta non siamo lì, insomma. Fidati pure una sedia, visto. Altre domande? Vabbè, io adesso sono stato di un confuso, sono riuscito a confondervi un po' le idee, ho parlato davvero a vanvera. Allora, io qui ho il libro che verrebbe dopo, perché noi avevamo fatto smarketing, nel senso che io personalmente avevo fatto 100-120 corsi di smarketing di un weekend in giro per l'Italia, e poi di dire sempre le stesse cose, è bello incontrare la gente, però magari dopo due anni uno vorrebbe fare altro. Ho preferito mettere tutta la parte che uno non esperienziale, tutta la parte tecnica, pratica, teorica, in questo libricino, farlo con un'altra economia in maniera che avesse un prezzo molto basso e metterlo a disposizione. E poi abbiamo continuato a fare queste cose e succede che a fare la cosa giusta a marzo a Milano c'erano lì un po' di aziendine che avevano aiutato a nascere, e allora io avevo pensato di, siccome c'era chiamato a fare delle piccole conferenze, presentazioni, avevo chiamato domani mi metto in proprio, e questa cosa è scoppiata in mano, nel senso che sui social questa cosa è andata in maniera che il giorno e mezzo, due ci sembrava esaltante, poi è diventata subito preoccupante, perché c'è un tale bisogno di risolvere i problemi occupazionali, c'è una tale frustrazione in chi il lavoro ce l'ha lo stesso, normale, che tutto questo interessamento ci carica di responsabilità, gran parte delle quali non siamo noi a dovercene prendere carico, no? Quindi con altra economia, prima di andare a fare la proposta concreta, sono andato a Milano da Epli, ho speso 200 rotte di lire, sì, mila lire, euro, nei più venduti. Sì, il manager di te stesso, vincere, diventare ricchi in 10 lezioni, cioè tutti questi, ce ne sono un'inflazione. E poi quando sono andato, li ho letti, perché sono stato diligente, tra l'altro non sono mica tutte cazzate, ci sono un sacco di cose giuste lì dentro. È l'idea comunque che ce la fai da solo, che se ci credi allora vinci, che devi sbaragliare la concorrenza. E questo modo di concepire invece che metterti in rete, no? Invece che io penso che chi segue, non so, magari lui ne sa più di me, ma io penso che chi segue quei consigli lì si fa male. Sono tante cazzate, ce ne sono tanti. Sono andato da altri economia, ho detto non pretendo di essere meglio degli altri, ma serve un libro diverso. In questo libro che cosa ci si mette? E io ci ho messo quello che ho fatto con chi si mette in proprio, però ho trovato una bella metafora che mi è piaciuta subito, che è quella, una metafora indiana su quando uno attraversa il fiume, che può essere anche il passaggio tra una sponda in cui tu cerchi di collocarti nel lavoro
o nel lavoro privato, perché o cerchi di farti assumere o ti fai padroncino, oppure il posto pubblico. E lasci quella sponda lì e provi a metterti in proprio, che dovrebbe essere il massimo del capitalismo, però ti metti in proprio invece in una rete di relazioni. E questa metafora del guado dice che quando tu stai per guadare un fiume, all'inizio sei un asino, poi diventi un cavallo, e quando arrivi l'altra sponda sei un elefante. Che il guadare stesso ti fa cambiare l'animale che sei. Somaro non nel senso scolastico, asino nel senso di animale generoso, forte, però basso di statura e un po' anche... Chi vuole il libro può prendere lasciandomi 10 euro. Sì, domani mi metto in proprio. Domani mi metto in proprio. La sto dicendo, il ciuco soprattutto ha il problema di decidersi. L'asino di Buridano, no? Che morì di fame perché aveva due mucchi di cibo, uno a destra e a sinistra, e non riusciva a fare la scelta cibernetica A o B. Stava lì nel mezzo, no? Ecco, tu sei, quando fai il primo passo sei comunque un asino, hai più paura che coraggio, continui a chiederti se hai sbagliato, se stai per fare la cazzata più grande della tua vita, ed è il passaggio più difficile. Chiaramente lo devi far bene, ma gli ostacoli non sono, ci sono anche degli ostacoli pratici, tecnici, eccetera, ma l'ostacolo vero, più importante, è psicologico, e quindi devi passare dal io. Il primo passo lo fa l'io, è un problema psicologico, un atteggiamento mentale, fiducia, coraggio, determinatezza, paura di sbagliare. Poi dopo diventi cavallo, e diventi cavallo nel momento in cui scopri che ci sono tanti altri che stanno facendo il guado con te, e comincia a entrare in relazione, passare dall'io al noi. E quindi lungo la filiera, il fornitore, il cliente, ma anche tra pari, la famosa con righetta correnza. Il con righetta corrente non è il concorrente, è quello che corre con te, non fa la gara contro di te. Questo è tutto un mondo in cui nessuno si salva da solo, in cui se ci sono tre che fanno scarpe piuttosto che materassi, piuttosto che tazzine, è bene che si mettano in rete. È assurdo che l'unico concorrente è il supermarket. Allora, mettersi in rete, la parte del cavallo, cavalcare insieme, avere, che se io guado con te ti sto rompendo la corrente. Quindi è meno probabile che tu cadi, ti fai male, ti vieni trascinato via dal fiume. E quindi io nel libro, nella parte del cavallo, ci metto tutta la parte pratica, anche tecnica, nel senso che nome mi do, che tipo di identità fiscale mi do, sono una partita IVA, una cooperativa, quanti siamo, sono solo, siamo in 5, siamo in 10, mettiamo una PS, vediamo come va, poi diventiamo azienda, facciamo un SRL, ci sono tutte queste cose che sono importantissime. E poi c'è tutto l'aspetto dell'identità dal punto di vista comunicativo. E questa è tutta una parte del libro che io la intitolo Al cavallo, il cavallo che è più alto dell'asino, il cavallo che sa dire noi, invece l'asino dice io. E poi c'è un passaggio perché ulteriore, una metamorfosi ulteriore, perché uno dei problemi quando sei impari a dire noi, che comunque noi è sempre spesso un noi chiuso, noi lo dice anche l'azienda speculativa spregiudicata, che
può avere un formidabile spirito di corpo e di squadra, anche se è nel mondo dei virgolette cattivi. E noi è una parola meravigliosa, però può chiudersi. Passare al tutto, in questa metafora, l'elefante è un animale molto simbolico. Ha forza, dignità, memoria, ha lentezza, ha una serie di qualità che molto spesso noi sacrifichiamo quando ci autosfruttiamo, quando corriamo, quando ci facciamo prendere dal panico, quando non sappiamo collaborare. L'elefante è un animale erbivoro che i carnivori non attaccano. Ma l'unica sua forza è la mole, la massa. Quindi noi possiamo essere piccoli, ma avere massa. Se il noi non è un noi noista e strategico, e se l'io non è un io egoista e egocentrico, allora possiamo far parte del tutto. E molti aspetti dell'economia solidale, che guarda caso sembrano quelli più idealisti, più utopistici, invece sono quelli che ci danno la solidità concreta per far sì che delle aziende possano funzionare. E qui c'è un mercato enorme, e tu l'hai individuato, perché ad esempio il mondo dei gas ha già da tempo chiarito che il contadino ci deve campare questo lavoro e che abbiamo bisogno di far sì che il contadino e il cittadino si alleino, perché così io non mangio schifezze e tu mangi tutti i giorni. Questo è chiarissimo nel mondo dei produttori agricoli, un pochino anche nel mondo di certi artigianati. Ma il terziario? Cioè, tu che fai i siti WordPress, hai no diritto di mangiare tutti i giorni se sei in una rete di economia solidale o in Joomla? No. Hai diritto no? Oppure è una tua speculazione perché cerchi con i tuoi intrallazzi di entrare nel mondo dei gas perché c'hai i tuoi interessi che vuoi fare i siti? È la stessa cosa descritta in maniera diversa. Quindi la famosa terza gamba, no? Il fatto che nell'economia solidale possa avere chiaro diritto di cittadinanza e che sia efficace anche tutti quegli aspetti terziari, di comunicazione, di logistica, di organizzazione, di formazione, eccetera. Questo è un passaggio importante che permette anche a questo mondo di darsi un salto di qualità. Però ci vogliono protocolli per questa etica, perché non è che tutti i comunicatori sono dei furbi o tutti i commercialisti sono dei furbi, ma qualcuno sì. E comunque, essendo il mercato tradizionale è in crisi, per cui di gente che cerca di entrare in questo mercato qui con un'attenzione più forte al proprio privato che all'utilità di tutti, ce ne sarà sempre, per carità, però avere dei protocolli e dei criteri per cui sai che ci sono delle caratteristiche inderogabili, per cui se sei solidale lavori in una certa maniera anche come terziario, questo secondo me è molto importante ed è un passo da fare. Ma lavoro in questo passo, in questo mondo, ce n'è. Fatemi delle domande voi, se no io continuo a parlare. Lei dice, mi chiede, quanti di quelli che hai aiutato a mettersi in proprio ha mollato un lavoro che ce l'avevano e quanti invece erano alla canna del gas o comunque erano liberi e si sono messi in proprio?
che è un bel paradosso, che quando hai la scelta stai peggio, invece che stai meglio. Vuoi la pasta asciutta o il risotto? Dovrebbe essere meglio di dire puoi mangiare solo la pasta asciutta o puoi mangiare solo il risotto. Però sì, c'è questo fatto di lasciare il certo per l'incerto. E lei mi chiede quanti sono. In realtà c'è una terza situazione, che è quella in cui molti tengono per un po' il piede in due scarpe, o che chiedono part time, o che si... perché poi c'è una quarta situazione, che poi è la terza ma somiglia. Moltissimi non si mettono in proprio, ma hanno già a livello bistico il fotografo che fa un altro mestiere, è bravino. 10 anni fa o 15 anni fa ha cominciato a fotografare i matrimoni. Oh, come hai fatto bene quello lì, fallo anche a me. E senza partita IVA, in nero, eccetera, da 10 anni fanno il fotografo ai matrimoni. E con questi soldi si comprano una macchina figa e hanno lo stesso studio del fotografo professionista. A un certo punto il loro lavoro va male, il lavoro normale va male. Hanno già le macchine, hanno già il mestiere, hanno già la clientela. Tu dici uno schiocco di dita. E invece no, perché devi fare la partita IVA, perché che oggi è una cazzata, non è più come un tempo. Non è una cazzata, però non è più quell'incubo che uno dice ah, devo fare la partita IVA, che delirio, no, sono situazioni abbastanza comode e puoi smettere quando vuoi. Comunque devo organizzarmi, eccetera. Molto spesso il collasso non è nel mestiere, è nell'organizzazione. E che magari nel lavoro normale pigliavi 1000 euro, però adesso questi 1000 euro in più li devono entrare del lavoro che fai. Cosa sta succedendo? State venendo? State andando? Allora, no. Ok, chi è interessato, il libro Smarketing, che non ho promosso, però qui c'è scritto tutto, lo vendo a 10 euro sconto autore, posso anche fare gli autografi se uno se ne sente onorato, vivete benissimo anche senza. Ed è qui, potete anche sfogliare prima di decidere se comprarlo. Domani mi metto in proprio, googlatelo, perché come libro strutturato esce in maniera che si possa regalare a Natale. È un progetto, è una rete di persone, è una cosa viva e come tale sta sviluppandosi adesso, perché siamo in settembre, verso direzioni nuove e sorprendenti che fino a una settimana fa non sapevo neanche. E quindi se vi interessa io resto qui a chiacchierare, se no vi saluto volentieri, oppure potete tranquillamente comprare il libro se volete.